Ah, eccolo qua. Live, benvenuti a questa super diretta dal Covo delle Labbra. Voi che siete da casa e voi che siete qui con noi al Covo, benvenuti. Per voi che ci state seguendo da casa, vi ricordo che l'invito, no, i punti sono tre. Primo, seguirci sul nostro canale YouTube per non perdervi nessuna delle nostre interviste e dei nostri contenuti speciali. Secondo, attivare la campanellina che trovate sul nostro canale YouTube, proprio per non perdervi nulla, per se ricorda, se no. Terzo, andare su labbradelibri.com perché troverete tutti i libri delle nostre presentazioni, delle nostre interviste e anche quello super stupefacente di questa sera. Ho detto tutto? Penso di sì, ma c'è la sigla, forse sì. Sembra che io la trovi, dov'è? Benvenuti al Covo della Labbra, benvenuto pubblico che siete qui con noi in presenza, benvenuti anche voi che ci state seguendo da casa, ma soprattutto benvenuto al mitico Tommaso Scotti e Manuel Figliolini della Bottega del Giallo, a cui passo subito la parola. Io arrivo da un po' più vicino, lui arriva dal Giappone e quindi ci vuole un bel applauso per Tommaso. Grazie. Che ha fatto un viaggio lunghissimo dal Giappone per presentarci il suo ultimo romanzo, Le due morti del signor Miara. Per chi ci segue da casa, lo faccio vedere bene, comunque lo trovate. Il romanzo durante la diretta è acquistabile su www.ladradilibri.com. Se l'hai ricordato, non sembra vero. Potete anche chiedere l'autografo allo scrittore. O l'ideogramma, non so come ti firmi. Entra in italiano e in giapponese, entrambe le cose. Ecco, abbiamo quindi, già delle richieste. Sì, benissimo. Possiamo scegliere. Allora, dopo l'ombrello dell'imperatore, c'ho il mio assistente senza parrucca. Grazie Paolo. Costava troppo la parrucca, avevo detto lasciarla a casa. Allora, ci avete già seguito quando parlavamo dell'ombrello dell'imperatore, sempre di Tommaso Scotti. Oggi vi parliamo di un romanzo, Le due morti del signor Miara, che devo dire, faccio il mio pippone iniziale, poi partiamo con le domande, mi è piaciuto molto di più. Mi è piaciuto molto di più, innanzitutto, nel precedente l'intrigo giallo era carino, era simpatico, era pieno di tradizioni e dettagli che noi occidentali non conosciamo, che tu ci hai raccontato molto bene. Questo invece ha un livello narrativo molto più lirico in alcuni punti, molto maturato rispetto al precedente romanzo, un intrigo giallo molto più complesso e anche io mi sono trovato in difficoltà nel leggerlo, e francamente da giallista io ho detto ma chissà adesso come la risolve, chissà, poi ci sono dei momenti in cui continui. Secondo me se l'hai chiesto anche lui. Comunque ho trovato questo romanzo di una maturità superiore al precedente, cioè hai dimostrato ancora di avere tante carte in tasca da poterci giocare e poterci affascinare. Se vi ha affascinato l'ombrello dell'imperatore, anche voi che ci seguite da casa, con questo romanzo rimarrete conquistati da Tommaso Scotti e vorrete leggere sempre di lui e sempre del suo Giappone. Cosa importantissima, prima delle domande, e questa è una comunicazione rivolta a chi ci segue da casa e a voi che siete qui presenti, se avete domande, richieste, insomma è qui, potete spremerlo come volete, dovete farlo, voi potete farlo tranquillamente intervenendo senza l'alzata di mano per favore e senza che arrivi quel momento triste in cui io chiederò 20 domande e tutti voi mi affronterete dietro il libro. E soprattutto perché da casa mi scrivete nei commenti e io sarò la vostra voce. Per cui adesso mi fisso e adesso siete stati. Brava, potete anche lanciare pomodori, insomma. Abbiamo sequestrato l'ingresso. Non ci sono perché non si possono con le norme Covid, non possiamo neanche lanciare i pomodori. Allora, partiamo con la prima domanda. La trama. La trama. In giapponese. No. In giapponese, ok. Ma corre con la mia moglie. Ok. Non è carino, però, triste in giapponese. No, per me, lo possiamo anche fare. La trama... La trama è molto semplice, c'è un omicidio, spoiler, che avviene in una zona di Tokyo
residenziale, una zona abbastanza centrale di Tokyo, in un grattacielo, e la vittima è un uomo d'affari, un ex uomo d'affari, facoltoso, quindi un profilo insomma abbastanza elevato. E all'inizio, insomma, il romanzo inizia così, con questo omicidio. Nishida si reca sul luogo e sembra una cosa semplice, nel senso che ci sono svariati indizi che puntano tutti alla stessa persona, che ha il movente, si trova sul luogo dell'omicidio, insomma, praticamente all'ora della morte, quindi sembra una cosa abbastanza rapida. Però poi, piano piano, Nishida, continuando a indagare, vengono fuori delle incongruenze, delle cose che gli fanno storcere il naso, e come dice lui, la facilità è una cosa che dovrebbe puzzare sempre un po', e quindi lui comincia a farsi domande, e alla fine si rivelerà non così semplice la storia. Lui si ritroverà a rompersi un po' la testa cercando di capire cosa è successo, e insomma, fino a che non è difficile dire qualcosa senza rivelare troppo, però no. Ecco, beh, un po' nel titolo qualcosina si capisce. Sì, certo, nel senso, poi ovviamente è di fondo, questa è un po' la trama dell'omicidio, poi dietro Nishida si ritroverà invischiato un po' in questo fenomeno degli evaporati, no? Che sono persone che da un momento all'altro scompaiono, lasciano la famiglia, il lavoro, tutto da un giorno alla mattina. Questo è il côté noir che in questo romanzo è sviluppato molto. Adesso è un periodo che in Italia si sta facendo questa discussione su Repubblica, che il noir non c'è più, c'è chi dice che il noir non esiste, non c'è più. Oggi, per esempio, Lucarelli diceva che c'è spazio per tutti, ma molta gente si cosparge il capo dicendo che fanno del noir e invece parlano di problematiche sociali che francamente sono quasi la differenza se arancino o arancina, quindi non è che facciamo un grande noir. Invece tu tratti invece una tematica molto profonda Giappone, sì. Che in Italia si conosce poco. Sì. Ci puoi raccontare che cos'è questa? Allora, banalmente, in un certo senso, si tratta di persone scomparse, come ci sono in credo qualsiasi altro paese. Poi c'è questa cosa che in Giappone, dagli anni, mi pare, 60 in poi, ma poi il fenomeno è esploso un po' negli anni 80, fine anni 80, inizio 90, con lo scoppio della bolla economica, quando un sacco di gente si è ritrovata piena di debiti, ha perso un sacco di soldi, e quindi in quel periodo là in particolare la cosa è aumentata e si è iniziata a usare la parola johatsu, che è evaporazione tecnicamente, riferita a queste persone che proprio scomparivano dalla sera alla mattina senza che nessuno, magari neanche dei familiari, delle persone a stretto contatto, avesse la più pallida idea di dove potessero essere andati. E, in realtà io di questo fenomeno ne avevo letto anche in Italia, su qualche giornale di cui adesso non ricordo precisamente quale fosse, tipo Repubblica, insomma una testata importante. Ero rimasto abbastanza colpito, si parlava di centinaia, di migliaia, di numeri grossi, sempre molto pompati, eccetera, eccetera. E io forse per il passato un po' da scienziato vado sempre a controllare, sono andato a vedere. E in effetti quello che ho trovato, andando a vedere le statistiche della polizia, poi sono andato a intervistare un detective privato, sono andato a parlare un po' con le persone, effettivamente ci sono tante persone, tante denunce di persone scomparse ogni anno, 90.000 più o meno negli ultimi 10 anni come media. Però è vero che la maggior parte vengono risolte molto rapidamente, nel 90% dei casi entro una settimana viene risolto, perché per lo più si tratta di anziani magari con la demenza senile che escono di casa, si dimenticano dove sono, si perdono e poi vengono ritrovati 12 ore dopo magari. Però tra questi ovviamente se il 90%, quindi 90.000, il restante 10% è comunque un numero non indifferente di casi che rimangono aperti. E di solito le motivazioni più grosse dietro sono debiti, violenze familiari, situazioni familiari difficili, cose del genere. E queste persone, sì, appunto, scompaiono nel nulla. E il problema è che si dice anche che appunto la polizia, i numeri reali potrebbero essere più alti, perché il Giappone, dietro tutto questo c'è la problematica che il Giappone ha delle leggi sulla privacy molto molto dure, ma anche molto più dure delle nostre, quindi praticamente se non c'è un crimine dietro la sparizione, la polizia non può fare niente, cioè se anche andasse a cercare una persona, seppure la trovasse, poi no, se per esempio tu sei quello che ha fatto la denuncia, non ti può venire a dire l'ho trovato, sta a questo indirizzo,
perché è una violazione della privacy, certo. Perché quello è il suo diritto sparire e fare quello che vuole. E quindi si dice che per questo molte persone non denunciano la cosa alla polizia, o magari si rivolgono a dei privati, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, c'è un po' tutto questo, non so come dire, zona ombrosa di persone che comunque sono quantomeno svariate migliaia l'anno, che prendono, cambiano vita, scompaiono e si riorganizzano, come dire, evaporano e piovono da un'altra parte. Ok, insomma. Tu per appunto parlare di questo argomento ti sarai giustamente documentato. Come avviene questo fenomeno? Perché lo racconti? Tecnicamente, dici, nel senso come avviene? Ovviamente, allora, un po' posso usare solo la fantasia, perché io non ho mai trovato una persona che mi ha detto io un giorno per definizione sono spariti, sono difficili da trovare. Però sono andato a parlare con un detective, ho guardato ovviamente le statistiche della polizia, ho letto articoli, libri, eccetera, eccetera. Una cosa che ho scoperto, per esempio, è che, perché il problema che mi facevo è che se uno vuole sparire i documenti, le cose, come fai? Perché io ho traslocato tante volte in Giappone, ho cambiato casa diverse volte, e la procedura classica è che tu vai all'ufficio di zona comunale, per dire l'ufficio del comune, dici io sto per traslocare, vado da qui a qui, poi una volta che traslochi vai nell'ufficio del comune nuovo e dici io vengo, loro, insomma il tuo vecchio comune ti dà un foglio di carta, un documento, te lo porti all'ufficio comunale nuovo, loro ti registrano, così insomma rimani nel sistema, no? Sei, diciamo, tracciato, tutto quello che ti serve. E questa l'ho sempre data per scontata come una procedura obbligatoria. E invece, a quanto pare, un detective mi ha spiegato che non lo è. Cioè, uno può traslocare senza fare niente di tutto questo. Il problema è che se ti trovano, dice, se qualcuno lo scopre che ti sei traslocato e non ti sei registrato, c'è una multa, tipo di qualche centinaio di euro. Che chiaramente, se uno vuole sparire, non è il problema, è un grosso problema. Quindi in realtà muoversi e scomparire, anche quello che mi ha detto questo detective, non è così difficile. Ci sono queste ditte, tra l'altro queste, che in italiano tradotta è tipo ditta di fuga notturna, no? Che sono ditte, comunque vai su internet, la cerchi, le trovi, hanno i siti web e tutto. Non è che, sono semplicemente ditte di traslochi che puntano molto sull'anonimato, sulla rapidità, nel senso che tu te ne puoi andare da casa in 2 ore il pomeriggio mentre il marito è al lavoro tra le 2 e le 5, loro vengono, ti carica tutti i capacchi, cose, eccetera, ti portano via, capito? Quindi mantenendo tutto molto anonimo, tutto, pagamenti magari in contanti, senza cose, e così così. E quindi poi uno si rifà sul come, poi se la rifaccia dopo, la fantasia, insomma, nel senso, come ho detto, se uno non si registra, prima o poi magari perde la previdenza sociale, perde la patente, questi documenti qua, però a seconda dei problemi che ha, magari lì per lì non gli interessa, se ne preoccuperà dopo, capito? Quindi il modo c'è, insomma. Quindi abbiamo capito, Mariana, che in Giappone non hanno chi l'ha visto, perché di chi l'ha visto li trova tutti. Scusami, visto che ne stiamo parlando, Marco Martinelli ti chiede se ste ditte di fuga notturna sono legali. Io credo che non ci sia niente di particolarmente illegale, perché hanno dei siti web, sono con numeri di telefono, cose, eccetera, quindi di tutto sommato non stai facendo niente di illegale, nel senso stai semplicemente cambiando, che sai, assume, loro prendono e ti aiutano a traslocare, poi quindi che fanno di male, fondamentalmente? È un business del futuro, mamma, già non è giusto. Il protagonista è sempre l'ispettore Nishida. La mia domanda, che forse ti ho fatto anche l'altra volta, però è una cosa che mi incuriosisce molto quando leggo i tuoi romanzi, è perché hai deciso di scriverli ambientati in Giappone? Confronti, sì, è vero che tu ci vivi da tanti anni. Un po' come si dice, no? Scrivi quello che conosci, alla fine quello lo conosco e quindi è scritto di quello. Non lo so, mi sembrava, perché il Giappone, primo perché penso che ci siano tante cose, tante, come dire, non so come dire, concezioni un po' sbagliate o comunque idee un po' fuorviate del Giappone, soprattutto in Occidente, in Italia. Mi sono reso conto che qua arrivano sempre le belle cose, i fiori di ciliegio, la gentilezza, l'amore, quelle cose un po' belle, vere, per carità, niente, oppure quelle cose un po' sì, romantiche, non lo so, mentre ci stanno anche tante cose che mi sembra che argomenti che non vengono quasi mai affrontati, quindi uno dice, ah, Giappone, che bello, ci voglio andare a vivere, il posto perfetto, il paradiso, il paese dei balocchi, e dico, sì, ma ci stanno anche tante altre cose, pensavo che fosse una cosa interessante da far vedere, insomma.
il tuo ispettore è nippo americano. Sì. E allora, perché hai deciso di farlo nippo americano? E come nasce l'ispettore, l'idea dell'ispettore? Allora, l'idea dell'ispettore, partiamo da quella, nasce da un po' per gioco, posso dire, il nome anche di Nishida è ispirato da un ex collega che si chiama Nishida, di una prima azienda a cui ho lavorato, che era un giapponese qualsiasi, sui 50 anni, così, che non conoscevo benissimo, veniva al lavoro sempre dalle 8 alle 10 di sera, insomma, lavorava tanto, sempre anche mezzo morto con la mascherina, tossiva, prima del Covid, parlo molto prima, e ogni tanto arrivavano email di lavoro dicendo Nishida oggi è dovuto andare in ospedale, qua, là. E quindi con i miei colleghi, insomma, amici più stretti, avevamo creato una sorta di personaggio mitico da questo qua, una specie di Chuck Norris, ci facevamo le nostre battute su di lui, dicendo lui non programma, guarda il computer, il codice, si scrive da solo, cose così, è andato a salvare il mondo. E quindi... E beveva sempre Boss, c'era sempre la lattina di caffè Boss vicino. E quindi alla fine, quando ho deciso di creare il personaggio di un ispettore, ho detto adesso prendo Nishida. Poi si è evoluto, è diventato mezzo sangue, cioè è completamente cambiato il personaggio. E l'idea di farlo mezzo sangue era un po' duplice, un po' perché mi serviva, se avessi fatto un personaggio giapponese al 100%, non avrei potuto far emergere determinati contrasti, determinati modi di pensare, perché un giapponese non avrebbe mai pensato in un certo modo, non avrebbe mai detto una certa cosa o fatto una certa... Dalla cosa più semplice, tipo fare l'occhiolino a ragionamenti, insomma, più profondi. E quindi quello è un motivo, perché a me interessava proprio far vedere determinati contrasti. L'altro è quello di anche un salvagente personale, perché... Sapevo che è facile quando si scrive di una persona in un'altra cultura, anche se uno ha vissuto tanto tempo in un posto, non sei del posto, pure se hai vissuto 10 anni, quindi è facile cascare in questi tranelli di dare per scontato certe cose con la tua mentalità e quindi far magari muovere o parlare il personaggio secondo quello che per te è naturale, senza poi renderti conto che non lo sarebbe. Quindi ho detto, se magari un giorno rileggo una cosa, l'occhiolino è un esempio perfetto, perché l'occhiolino non è un gesto che i giapponesi fanno. Chiaramente modernamente sanno che cos'è, lo capiscono, magari qualcuno lo fa pure perché si sforza di fare una cosa, ma non è un gesto naturale come da noi. Quindi se scrivi fece l'occhiolino, e leggo magari, e le ho lette di queste cose, di occidentali scrivono magari in Giappone o di altri paesi dicendo... Questo, lei fece l'occhiolino, però se lo sai dice ma non lo farebbe mai in Giappone. E quindi ho detto per evitare queste cose qua, se scrivo qualcosa che non è prettamente consono alla cultura giapponese, posso sempre dire ma perché lui è mezzo americano e quindi mi salvavo, capito? Sì, poi c'è un altro personaggio che è molto interessante in questo tuo romanzo, che prende un po' più di spessore anche per la propria vita. Quando tu parli delle persone che stanno intorno al morto, diciamo, signor Miara, lì si capisce molto come sono i giapponesi diversi da noi, perché loro sono anche la segretaria, sono proprio, cioè, abbastanza, c'è il pezzo dove leggono il testamento, dove lui si aspettava un certo tipo di reazione, ma queste reazioni non sono arrivate. Ma c'è Joe, che è una figura che adesso ha preso, mi sembra, più piede in questo romanzo. Sì. Lui come nasce, Joe, e come lo rapporti appunto con un nippo americano? Joe nasce un po'... In realtà non lo so, non è un momento che dico adesso ho avuto... Adesso creo un Joe, cioè non so, tipo mi tolgo una... Però ti serviva? Sì, mi serviva perché un po' ho pensato a Nishida troppo solo... Gli mancava qualcosa. E serviva un po' una persona con cui confrontarsi, anche una persona magari... lo conoscesse bene, lo sapesse prendere anche prendere in giro, gli sapesse tenere le redini un po', o dargli una direzione per certi versi, e quindi mi sembrava giusto a mettergli vicino qualcuno, e già così, e volevo allo stesso tempo però appunto un personaggio, un giapponese che pensasse da giapponese, facesse cose giapponesi. E poi l'ho caratterizzato in maniera un po' particolare, dicendo che questo legge sempre cose, dice cose di cultura generale a caso, e quello era solo un po' per metterci una piccola componente ironica, spezzare a volte il mangia ritmo, sempre onigiri. Onigiri. In questo romanzo
Anche nell'ombrello dell'imperatore hai portato a galla tante differenze. Quali sono le differenze tra il Giappone e l'Occidente che tu hai vissuto, che hai fatto più fatica ad adattarti, a comprendere e che anche tuttora adesso non... Quanto tempo hai? No, nel senso, ce ne sono tante. Penso una delle prime, secondo me, una delle grandi differenze è, non so come dire, i rapporti interpersonali tra persone, perché noi siamo abituati a rapportarci in un certo modo, a dire cose in un certo modo, e loro no. E quindi questo fatto che, per esempio, in Giappone, piuttosto che dirti di no o dirti una cosa che loro pensano che sia sconveniente, non ti rispondono. No? Loro sono dei, per dire una parola che piacerebbe a Nishida, sono dei maestri del ghosting, no? Nel senso del loro... capace che stai fino alla sera prima, gli scrivi: ah, come va, domani ci vediamo, bene bene, il giorno dopo gli scrivi: buongiorno, evaporato, spariti. Che pensi? Io la prima volta che mi è capitato mi sono anche preoccupato, ho detto: ma è morto, è successo qualcosa? Poi scopri che magari semplicemente in casa, magari tanto tempo fa, un ragazzo con cui uscivo, così, dice: no, sentita un anno dopo, no, perché mi ero fidanzato, quindi non ti potevo più sentire. Basta, me lo dici. Però come sparite così, cioè dalla sera alla mattina, proprio senza... E questo fatto di non dire mai le cose direttamente, di aggirare, oppure appunto di sparire completamente piuttosto che rispondere, è una cosa che a me ancora fa andare in bestia, perché non ci si abitua. Noi diciamo il rispondere è cortesia, no? Quindi certo. Se loro no, al contrario, cioè per cortesia non ti rispondono secondo loro, capito? Quindi comunque sì, ce ne sono tante. Poi questo fatto dell'essere sempre un po' chiusi, come si è visto poi nel 2020 col Covid, di chiudere le frontiere agli estranei, anche i residenti, perché è quasi un po' paradossale che loro, c'è anche chi sostiene che non è neanche una forma di razzismo, cioè lo è ovviamente, ma loro non la vivono così, loro pensano: ok, c'è una situazione estrema, noi facciamo una cosa estrema. Chiaramente i giapponesi non li possiamo non far tornare indietro, quindi, però gli stranieri sì, anche i residenti da 20 anni col visto permanente, perché non ha il passaporto giapponese. Quindi, frontiere chiuse per tutti, a prescindere, ma i giapponesi no. Quindi c'è comunque questa idea, questa a volte sentirsi un po'... cittadino di seconda categoria. Quindi tu, se volevi uscire, no, sono storie anche assurde di gente. C'erano gruppi Facebook, no, di stranieri, perché c'erano storie di gente che magari gli stava morendo un genitore e non potevano andare a salutarlo perché se fossero usciti dal paese non sapevano se e quando potevano rientrare, perdendo il lavoro, la casa, tutto, insomma. Quindi era una situazione molto seria, come diciamo così. E com'è che l'avete vissuto voi lì, il Covid? No, il Covid l'abbiamo vissuto paradossalmente bene, perché in Giappone non c'è mai stato un vero e proprio lockdown, perché per costituzione non si può fare. C'erano delle richieste di stare, effettivamente comunque loro ascoltano, quindi la gente per strada era molto diminuita, la gente non usciva. Però era quasi più o meno tutto aperto, hanno fatto quelli che loro chiamano gli stati di emergenza, quindi ogni tanto facevano uno stato di emergenza 3 settimane, i ristoranti magari chiudevano alle 8 di sera invece che più tardi, però non c'è mai stato lockdown, e quindi si è vissuto abbastanza bene. In questo romanzo affronti anche marginalmente, però comunque rientri... casa, Dani, Failla, scrive: vedi, hanno l'evaporazione del sangue. Sono proprio evaporati loro. Io ho un po' di domande, dimmi tu quando vuoi. Vai, dopo attacchiamo un altro argomento. Vai. Allora, a parte tantissimi complimenti che ti stanno arrivando da casa. Grazie. Del tipo Dani, sempre, che scrive: buonasera a tutti, sto leggendo il libro di Tommaso Scotti, mi mancano le ultime 80 pagine, quindi attenzione agli spoiler, ragazzi. Sono le migliori. Sono d'accordo con Mauro Figliolini, l'ombrello era bello, ma questo è a dir poco stupendo. Complimenti all'autore. Grazie. Intanto c'è la prima domanda da Francesco De Filippi. Ciao Francesco, che dice: cosa puoi anticiparci dei nuovi personaggi femminili del libro? Anticipare? No, non so anticipare in che senso. C'è sicuramente un nuovo personaggio femminile nel corpo di polizia, che anche lavorerà con Nishida. In questo caso è un personaggio
Ci sarà qualche dinamica. Non è che non c'è uno spoiler, non è che voglio rivelare niente, però diciamo ci sarà una dinamica. Nishida si è più che soprattutto nell'ombrello ha lavorato sempre tra uomini, invece si ritrova con una sergente di polizia che lavora nel centro, diciamo, analitico di supporto investigativo, come lo chiamo io, tradotto letteralmente dal giapponese. Però sì, che... La domanda io, prego. Ma visto che adesso anticipate che c'è questo nuovo personaggio all'interno del corpo di polizia, della stazione di polizia, il fatto che Nishida sia giappo-americano, come lo rapporta con i suoi colleghi invece giapponesi? Male, nel senso che dipende dai colleghi, ovviamente. Per esempio uno come Joe, uno straniero, sì, no, lui sta, cioè, si trova in questa situazione, ovviamente al contrario di me lui è nato e cresciuto in Giappone, quindi la sua componente giapponese chiaramente è forte, come dire, non ha problemi da quel punto di vista, però c'è questo modo di pensare un po' diverso che in un ambiente come la polizia, in cui in Giappone è tutto rituale, è tutto molto incentrato sul rito, sulla posizione, forse sono anche influenze del confucianesimo, dalla Cina, insomma ci sono tante cose per cui il rito, la posizione sociale, lo stato è molto importante, e lui che invece magari è uno che ha questa tendenza a dire un po' a volte quello che pensa, quello che prova in un posto come la polizia non si trova benissimo, perché ecco, dove i protocolli sociali sono molto forti, lui si trova un po' di problemi, soprattutto magari con alcuni superiori che appunto guardano molto la forma, il comportamento, l'etichetta, eccetera, eccetera, e quindi lui non gli va tanto a genio, ecco, diciamo così. Se posso invece chiedere io una cosa? Se qualche collega, amico, conoscente giapponese, doc, ha letto i tuoi libri, che cosa ne pensano? No, perché quelli che con nessuno che conosco io parla l'italiano a livello da bene. In realtà c'è una ragazza che vive in Italia da tanto tempo, ma non so se poi l'ha letto, che conosce lei, parla l'italiano molto bene. So che lo voleva leggere e poi non l'ho più sentita, quindi chissà, non so se quella sia una cosa. Però no, c'era una persona, per esempio, un mezzo giapponese, mezzo italiano, a cui è piaciuto molto. Quindi non so se... Certo, no, per esempio quella è la persona, diciamo, più vicina che mi viene in mente, comunque con madre giapponese, mi sembra, e padre italiano, e a lui è piaciuto molto. Poi chiaramente sì, è una bella domanda, sono curioso anch'io di sapere. Ma quindi non è prevista una traduzione giapponese dei tuoi libri? Ah, non so, magari. Il problema del Giappone è un po', soprattutto col primo, l'ombrello, che comunque nomina l'imperatore, che lei è un personaggio un po' sacro, non è più, tecnicamente non è più sacro, però... Per le persone, per il popolo è una figura mistica, diciamo, quindi e là essendo molto schivi al rischio, non vogliono fare è difficile trovare un editore che magari ti piazza ti traduce un libro dove l'imperatore viene nominato così frequentemente, anche penso magari anche cambiando il titolo, però ci sta, però chissà, secondo me può essere proprio il punto di vendita, che comunque i tempi sono un po' cambiati, bene o male, purché se ne parli, come diciamo, no? Quindi se ne parlerebbe sicuramente tanto. Però forse quello è un po' un freno per il primo. Ci sono dei romanzi che quali vengo chiamato per presentarli, ci sono romanzi in cui invece devo fare la valletta e che sono finito proprio in uno di questi, quindi la linea, perché è un'altra domanda. Allora, sempre Francesco, visto che abbiamo parlato del tuo rapporto con il Giappone, Francesco ti chiede, dice, è la prima volta che ho la possibilità di parlarti, ho amato il tuo ombrello, ma come ti sei appassionato al Giappone la prima volta? Non si scorda mai. No, io credo sia nato abbastanza da piccolo, un po' in maniera, tra virgolette, banale, leggendo manga, guardando i cartoni americani, sì, americani, i cartoni giapponesi, leggendo manga, poi è sempre stato affascinato dalla storia, ho letto anche Shogun per esempio di Clavel quando ero molto giovane, cioè avuto 12-13 anni, non lo so, e mi piacque molto, quindi anche la storia, sempre stato affascinato, poi in realtà ho iniziato a fare arti marziali cinesi, sono passato alla Cina per tanti anni, ho studiato cinese, eccetera, e in realtà quindi questo amore per il Giappone,
curiosità più che amore, perché amore è una parola che si usa molto, ma secondo me bisognerebbe usarla con cautela. Per il Giappone è questa passione, diciamo, questa curiosità si è rimasta sopita per tanto tempo, fino a che non sono andato in Giappone per la prima volta nel 2010, per un breve vivevo in Cina all'epoca, quindi sono andato in Giappone e mi sono ritrovato catapultato un po' in un cartone animato, perché vedendola a mangiare anche gli onigiri, vendete, che mi ricordavo Sanpei che si mangiava l'onigiri, e quindi questa mia ripresa, ho detto mi piacerebbe stare qua più a lungo, quindi poi sono tornato e piano piano, ecco, siamo arrivati adesso, sono rimasto 10 anni, quindi insomma. È come vivere in un... sì, no, quello non è così, non vorrei aspettare, non è, quella è l'impressione quando fai un viaggio e ci vai la prima volta. Sì. Ma tu frequenti degli italiani lì? Cioè, sì, un sì, gruppo, ho tanti amici, qua tanti, pochi ma buoni, gli italiani ce ne sono tanti, però... Sì, io ho qualche amico italiano, ce l'ho, anzi devo dire che i miei amici più stretti sono italiani o non giapponesi. Questo forse la dice un po'. Chiaramente ho degli amici giapponesi, però se penso ai più stretti, con cui magari quelli che pensi sia un problema li chiami o ci parli, sono o italiani o non giapponesi, comunque stranieri non giapponesi. Però ovviamente ho anche amici stretti giapponesi, ma non voglio avere... Però la maggior parte sono... ma tanto non mi capisco. Ultime due domande e poi ti rilascio la parola. Stefania Giulianetti ti chiede che cosa è rimasto delle tradizioni del folklore nella società moderna giapponese di oggi. Le nuove generazioni ci tengono a conservare la loro cultura millenaria? È una bella domanda. No, sicuramente c'è tanto, perché loro comunque alcune cose, anche se il paese cambia molto rapidamente, però certe tradizioni, certi modi di fare li mantengono sempre, che sia dall'andare al tempio il primo dell'anno, nel senso c'è un certo tipo di tradizione, la vivono, mi sembra che sia vissuta abbastanza bene tutt'oggi. Chiaramente poi cambia, quello che fanno è, non so, parlano con le parole straniere, mettono katakana, insomma parole, tutto chiaramente un po' si globalizza, però quello che vedo io è che per quanto il paese per certi versi, per esempio ci facevo caso l'altro giorno e sono tornato in un quartiere dove ho vissuto per tanti anni, che era molto al centro di Tokyo, e ho fatto una foto, perché ho contato almeno 6-7 grattacieli che sono spuntati negli ultimi 5-6 anni, non di più, prima non c'erano, quando io stavo là, quindi loro costruiscono, ma parlo di grattacieli grossi, costruiscono, buttano giù, ricostruiscono a velocità insomma non indifferente. Però alcune cose poi nella tradizione, nella vita quotidiana, mi sembra che siano ancora abbastanza forti. Poi sono quelle domande un po', ecco, difficili da rispondere, perché la mia impressione poi, non sono nelle case di tutti, insomma. Per fortuna loro. Ultima domanda, poi, giuro, Manuel, ti passo la parola a Marco, perché qui ne stanno arrivando a valanghe. Io scambio, se qualcuno vuole provare una sedia calda, io l'ho fatto. Marco ti chiede, avremo un giorno uno spin-off in qualche altro paese in futuro, magari non in Europa, un trasferto dell'istruttore? L'idea ce l'ho, però chissà, sì, però l'idea c'è, perché penso potrebbe essere una cosa divertente, però chissà che sia quando, ma l'idea mi è già venuta, sì. Prego, faccio. Okay, poi. Allora, una domanda che mi ha incuriosito molto di questo romanzo è che inizi, cioè, che protagoniste anche involontari, penso, sono le figlie. Sì, la figlia. Anche la figlia di Gio. Ok, certo. Sia la sua. sì, ok, certo, no, vabbè, ok, certo, come no. E appunto, lui, in Nishida, incontra la figlia di Gio in una situazione, si può raccontare perché è un... Sì, secondo me non è questa grande, cioè, sì, spoiler. Perché ci sono molti parallelismi con cose che sono successe, che succedono anche in Italia. Succedono ovunque. Però non così, come dire, non dico autorizzate, però quasi. Beh, sì, ma parli della papacazzo, sì. Vogliamo dire che cos'è, non lo so, sì, non mi è una parte del libro, ma non mi sembra sia uno spoiler fondamentale. È una curiosità. Volto del Giappone, un volto anche di lui con il rapporto con le figlie. Lui si riavvicina alla figlia proprio all'inizio del romanzo. Sì, diciamo, è un fenomeno di cui sono venuto a conoscenza noi in realtà non troppo tempo fa, e quindi mi sembrava interessante perché c'è tutto questo mondo di ragazze giovani, insomma, che si cercano dei ragazzi più maturi, mettiamola così,
magari ragazze tra i 18 e i 25 anni che cercano uomini più grandi per, e ci sono di, chiaramente dipende dalle persone, cioè di tutti i tipi, cioè da chi cerca semplicemente, molte vanno solo a cena, fanno bevono una cosa insieme e in cambio della compagnia chiedono soldi, oppure fanno di, chiaramente tutto come sempre, c'è cioè ogni sfumatura, no, di pudore, nel senso a seconda di, della persona. E ci sono un sacco di app pure che promuovono questa cosa, credo, proprio uno si iscrive un po' tipo Tinder, no? queste app di incontri, però dove l'obiettivo è proprio che diciamo, gli uomini che si iscrivono sono, come dire, seriamente stabili, hanno, certo, un lavoro, si possono permettere degli extra, diciamo così. Le ragazze di solito sono giovani, studentesse, cose eccetera, che cercano di... No, di arrotondare perché uno stipendio non ce l'hanno, di guadagnare così facilmente. E quindi uno si iscrive, si può trovare di tutto. E ce ne sono tante che lo fanno, ce ne sono tante ragazze si fanno attività di questo tipo, che c'è un nome, si chiama papacazzo in giapponese, che è letteralmente attività del... cioè non proprio attività del... tradotto è un po' come in inglese si dice sugar babies e sugar daddies, no? Cercano semplicemente una cosa in cui, una relazione in cui si sa che l'obiettivo è quello, una vuole i soldi, l'altra vuole o la compagnia semplicemente per una cena, oppure di più a seconda di quello che uno cerca, e ci sono queste attività, è molto diffusa, soprattutto in città grandi come Tokyo, Yokohama, là intorno, Osaka, queste ce ne sono, cioè basta iscriversi e si è una sfilza di utenti, insomma non è... Ed è particolare perché insomma non lo so, non so se in Italia ci no. Ripeto, queste cose succedono ovunque, succedono, però magari ovunque, ma così sì, un po' legalizzato, sì, diciamo. No, per carità, cioè, perché uno è, come dico, secondo me un po' ho cercato, mi sono informato, non c'è niente di legale in realtà, perché poi come in Giappone spesso è, un conto è la facciata e poi in realtà ci sono e basta dare una giustificazione, è come dire, no, ma noi ci vediamo, io ho dato dei soldi mica per questo, ma solo per il tempo trascorso per comprare un regalo, per quale una cosa, non, cioè, poi capita che ci siamo trovati attraenti, siamo tutti maggiorenni e quello che è successo, ma non c'è stato, il pagamento non è stato per il servizio, capito? Quindi ci sono scappatoie del genere, se no, no non esisterebbero, certo, tutte. Che poi non tutte sono maggiorenni, perché? Sì, vabbè, quello non lo so, anche per carità, quello è un po' di fantasia, però non è difficile immaginare che possa succedere. Scusa, ma questa cosa comunque accettato dal punto di vista culturale. Sì, sì, cioè nel senso accettato. Hanno un'idea del senso del pudore un po' contraddittoria. Sì, no? Ma in Giappone è tutto, come detto, è tutto facciata. L'importante è che tu mi fai vedere, no, ah, per carità, io non ho mai fatto una cosa del genere. Poi dietro le quinte è tutto un macello. Una cosa, scusate l'argomento, loro sono un discreto produttore di pornografia. Censurata, se non sbaglio, credo il secondo dopo l'America c'è il Giappone. Sì, una cosa particolare, sì, vabbè, quelle perché sono le classiche contraddizioni del Giappone, che la cosa è sbagliata, però dobbiamo fare qualcosa, che facciamo, mica la possiamo, tanto lo farebbero comunque, allora ci piazziamo il, come lo chiamano, mosaico, tanto per usare una parola inglese, perché il mosaico, ci piazzano la cosa e tutto bene, qualcosa abbiamo fatto, capito? L'importante là è far vedere che qualcosa è fatto, così. È arrivata una serie TV in Italia, il regista nudo. Ho fatto anche la comparsa nel regista nudo. No, 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 vestito. No, è perché c'era una scena della seconda serie che era ambientata, era girata in Giappone, ma in teoria andavano in Italia. C'è un quartiere al centro di Tokyo, un po' la zona italiana, la chiamo. E niente, cercavano degli italiani, ho un'amica che lavorava nei casting, queste cose qua. Ci sono andato così per divertente, ma no, una scena all'aperto, tutti vestiti, per carità. Sai anche la puntata, no? Giusto? È l'ultima puntata della seconda serie, della seconda stagione. Sì. E passo in bicicletta, sì, a un certo punto. Non bicicletta. Qui, sempre per rimanere nel discorso delle figlie, che comunque dai, parte, anche qua non si spoilerà niente, perché è la terza pagina, Nishida si riavvicina, diciamo, in una maniera abbastanza particolare con sua figlia e fa una cosa che secondo me un giapponese non farebbe, cioè quella di fare la foto all'ex moglie. All'ex moglie. Sì, beh,
Non lo so se un giapponese non lo farebbe, ma forse un giapponese non sarebbe arrivato fino a quel punto di, in primo luogo. Però quella cosa là, no, secondo me era un, chiaramente per me era un po' una scusa narrativa per fare in modo che lui riuscisse ad avere poi accesso alla figlia, insomma, un po' più semplicemente. Tutto il discorso in realtà della figlia, da come era nato anche nell'ombrello, tante cose, no? A volte mi chiedo, anche io stesso scrivendo, dicevo, guarda, sto scrivendo il classico ispettore divorziato, sfidato con i problemi familiari con la figlia, però per me in realtà la scusa della figlia del divorzio era solo per parlare di un'altra problematica sociale, che è quella dei divorzi, dove un genitore praticamente sparisce dall'equazione, perché là c'è questo principio di stabilità e continuità, che lo chiamano una cosa del genere in giapponese, per cui al momento del divorzio, della separazione, il figlio sta col genitore con cui era il momento in cui si sono separati. Quindi succede che tante coppie, magari la madre se lo porta via dai nonni 2 settimane e poi dice no, io voglio divorziare, non ci sto più. E quindi per quella si ritiene il bambino, e praticamente ci sono milioni di bambini nei decenni che crescono senza vedere praticamente un genitore. E ovviamente succede anche tra i giapponesi stessi, però ci sono stati vari casi anche con genitori di bambini italiani, coppie miste. Recentemente un francese, mi pare, ha fatto tanto scalpone, insomma, si è fatto sentire, perché praticamente, soprattutto se sei straniero, è ancora più difficile, no? Perché un po' non te l'aspetti, perché non prendi in considerazione questo. Non ci sono leggi sull'affido, cose, funziona così. E quindi pensavo fosse una cosa interessante da trattare, per quello lui è divorziato così. A un certo punto del Roma, dopo sei delle domande, sì. Così. Allora, a un certo punto del romanzo, no, questo però mi interessa su questo argomento qua, tu dici che Nishida non vuole fare carriera, ma vuole solo mettere i criminali in galera. Qual è il rapporto, come hai fatto a costruire il rapporto di Nishida con la giustizia rispetto a quello che può essere il tuo? Sì, tutto? Allora, Nishida non vuole fare carriera perché, da un lato, se facesse carriera avrei finito io la carriera, perché tanto più in alto va e più non si occupano di me, cioè stanno là a fare politica, diventerebbe un'altra cosa. Un po' perché anche in realtà anche io stesso, a me piace fare le cose, cioè più uno di solito va in alto nelle istituzioni, meno e fa. Più fa altre cose, fa altre, no? Cose, cioè, sì. Non si occupa delle cose che può interessare o può non interessare. Nishida, quindi così, per quanto riguarda il suo rapporto, non so, lui chiaramente, come viene anche un po' magari approfondito in questo libro, anche lui stesso si chiede per un po' perché ci sono delle, secondo me, delle cose che sono un po' innate. Uno a volte ha un senso di giustizia forte, magari è una conseguenza di un'educazione di un certo tipo, di qualche esperienza o meno, però se ci va a pensare, anche noi, no, se ce lo chiediamo, perché mi piace tanto, perché io sento così tanto questa cosa, cioè non c'è una a volte non c'è una risposta concreta, è solo uno che è una cosa che uno sente. E lui, insomma, un po' in realtà, perché io volevo incanalare attraverso di lui dei concetti, sì, un po' di alcuni principi di filosofia un po' cinesi, orientale, diciamo il confucianesimo, perché anche come io mi immagino Nishida scritto in giapponese, in realtà si scrive con i caratteri di Occidente, tra l'altro, e il campo di riso. Però ci sono anche altri modi di scriverle. Uno, il ni, è quello che in cinese è il ren, cioè un carattere che è uno dei pilastri del confucianesimo, il concetto di benevolenza, insomma sarebbe un po' lunga da spiegare. E quindi lui volevo incarnare dentro di lui alcune cose di filosofia orientale di un certo tipo, alcuni concetti. Certo, quella è una cosa che magari capisco io e basta, soprattutto se non è scritto in giapponese, però è per quello mi piace renderlo in un certo modo. Tu immagino che hai in mente una serie. In mente, sì, nel senso, mi piacerebbe continuare a scrivere, sicuramente sì. Come pensi di trattare il tempo per il tuo ispettore tra un romanzo e l'altro e quello che verrà dopo? Pensi di fare dei salti? Spero che muoia dopo di me. Una cosa. Poi, no, nel senso, non lo so, onestamente non lo so. Cioè, sicuramente questo libro è particolare perché inizia proprio dove finisce il primo. Un po' per... Non era
forse strettamente necessario, però un po' per come finisce il primo libro è abbastanza naturale che il secondo riprenda da là. Poi, per carità, si poteva usare qualche cosa e far passare del tempo, però in questo caso è proprio consecutivo. Il prossimo penso che passerà del tempo, un po' sicuramente, e anche perché un'idea che ho, mi piacerebbe in realtà anche ricostruire attraverso un'uscita, parlare di alcune cose. Per esempio le stagioni sono una cosa molto sentita in Giappone, ogni stagione ha delle sue caratteristiche, dei suoi riti, o comunque delle usanze, delle feste, delle cose che si fanno, che siano in primavera, in estate o in autunno, eccetera. Quindi magari nel primo libro, per esempio, c'è molta estate, è un po' anche in questo perché praticamente è collegato. Okay. Però magari è il prossimo, ma metterci una stagione diversa e quindi farlo evolvere così. Poi chi lo sa, cioè. Vai, vedi. Bene, bene. Gestirlo sarà difficile. Stefania ti chiede: quali sono le tue aspirazioni come scrittore? Non so, secondo me uno scrittore non deve avere aspirazioni, deve scrivere perché gli piace scrivere, ha una storia da raccontare. Poi dire voglio fare lo scrittore, che ne so, perché voglio vincere il premio Strega, mi sembra una stupidaggine. Cioè, nel senso, non ho mai pensato a un'aspirazione. Io nel caso dell'ombrello avevo quest'idea in mente per tanto tempo che mi sta là e bollia, finché un giorno mi sono detto la devo raccontare e mi sono messo a scriverlo. Poi finché uno ha cose da dire e da raccontare, e mi piace l'idea che l'aspirazione è un po' quella di lasciare qualcosa ai lettori, cioè se uno legge il libro gli rimane una frase, qualcosa, un concetto che magari a me sta a cuore, o un'opinione che insomma mi piace divulgare. Se rimane quello, io sono soddisfatto. Basta, il resto no. Scusa, è come l'uscita in polizia, non vuoi far carriera? No, vabbè, perché bisogna pure campare, come si dicevano. Però sì, io la carriera, però, cioè, ce n'ho un'altra anche, per fortuna, non è che, insomma, che va bene. Quindi, però sì, con la scrittura, secondo me, è quello. È prima un'arte e poi una professione. Cioè, un'arte è una cosa che uno deve fare se c'è. Se senti di fare qualcosa da dire. Sì, infatti, quello è il problema, cioè il problema, quello che adesso sta succedendo è che con queste pubblicazioni di libri gialli, che ce ne sono talmente tanto, è difficile nella mischia poi perché trovare dei romanzi che abbiano qualcosa da dirti. E la frecciatina del figlio Vivi la diamo anche questa sera! È vero, cioè, tu hai fatto una libreria su giallo, vuol dire che c'è gente che pubblica. Cioè. Lasciamo perdere, Dani Farin ti chiede: alcuni autori quando iniziano a scrivere una serie hanno già in mente di quanti libri si comporrà. Tu hai già qualche idea in proposito? Quanto ancora ci terrà in compagnia con Ishida? Non ne ho la più pallida idea, non lo so. Potrei scrivere altri 10 e potrebbe essere l'ultimo, chi lo sa, cioè, non lo so. C'è la voglia, per carità, però nella vita ci sono talmente tante variabili, talmente tante cose che... promesse, no? È come la promessa scritta sul mare, capito? Chi lo sa, che ti posso dire, ma poi boh, vedremo, speriamo, mi piacerebbe scriverne altri, vedremo. Beh, intanto qui mi stanno chiedendo se sto ricevendo gli ordini. Sì, li sto ricevendo, dopo li faccio tornare con quelli. Dunque, invece Gaetano, e finisco con l'ultima, Gaetano Tucci, complimenti, il primo libro è molto bello, ti auguro un grande successo. Grazie. Quando prepari una sceneggiatura per Netflix, chiede Marco. Io la devo io non sono sceneggiatore, però perché me la dicono spesso queste cose, però non, cioè io non so scrivere sceneggiature. Se qualcuno la scrive, io la rivedo e dico se mi piace. Come aggiunge sempre Marco, ti consiglia, rispondi in romano, fin quando vendo. Allora, quelle domande sono tantissime, però stiamo volgendo al termine che sta per scoccare la nostra ora in diretta. Quindi se hai ancora altre domande... No, lasciamo le domande al pubblico, dai, non si vede tutti i giorni Tommaso dal Giappone. Invece te si deve sopportare tutti i giorni la difficoltà. Stefania sempre ti chiede: quando scrivi ti capita che il tuo umore influenzi la scrittura? Oh, certo. È quello, alla fine uno scrive perché si sente in un certo modo, poi ci sono volte in cui rileggi e andava bene, e corte in cui rileggi che cancelli tutto. Perché ti cambia solo l'umore. Però l'umore è chiaramente per forza, se uno non è mica una macchina, insomma. Sì, sì. E allora adesso ti faccio passare la domanda di Lorenzo, scusate. Lorenzo, che dice? Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo.
Ciao Mariana, ciao Manu, ciao Tommaso Scotti. Vorrei, se fosse possibile, farti una domanda, magari te ne fate. Va bene. Quando scrivi un giallo, sei una scaletta? Mm. Per te conta di più la storia o i personaggi? Se dovessi consigliarci tre domande, quali consiglieresti? Allora, sulla scaletta si è evoluta la cosa, molto meno nel primo e più nel secondo. Il secondo l'ho scritto più pensando prima a una scaletta e tutto quanto. Il secondo, più importante la storia o i personaggi? Secondo me una bella storia senza personaggi vale poco, così come dei bei personaggi senza la storia. Cioè, mi sembrano le cose... fa tutto parte del romanzo, cioè la storia, non lo so, su due piedi mi sembra difficile rispondere, entrambe le cose direi, abbastanza complementari. E su l'altra cosa, quali libri consiglio? Quali tre libri? Tre libri? Che consiglio? Intanto stanno arrivando le altre. Tre romanzi. Ma qualsiasi? Il Fu Mattia Pascal, però per dire anche dei classici così, che è uno dei miei libri preferiti. Poi no, vado sulle cose che ho letto recentemente anche per due amici scrittori che sono Fabiano Massimi e François Morlupi, che sono, mi piacciono, recentemente ho letto i loro libri, quindi che ne so, il primo di François Come delfini tra pesci cani. E anche Fabiano ne ha scritti vari, ma L'angelo di Monaco secondo me è un gran bel thriller storico. Così vado così, non è che ne sono messo a pensare a fondo, però... Attenzione che da serve una domanda personalissima. Ok. Sei solito usare il vocabolario quando scrivi? Forse non abbastanza, sì, nel senso... questo i miei editor e correttori di bozze saranno... No, sì, io uso tanto il vocabolario, ho sempre... Per caso il dizionario dei sinonimi, il contrario del Corriere, poi non so perché, perché è uno dei primi che esce fuori su Google. Ce l'ho, la mia prima tab, è la prima a sinistra, è il dizionario con sinonimi e contrari, dizionario sempre, sì, perché per forza. Ce ne sono una male di domande, magari a diretta finita. Va bene, come? Ultima domanda, poi basta, dal nostro Gaetano che ti chiede, posso chiederti quali sono le tue abitudini di scrittura? Qui si entra nel personale. Sì, dove scrivi e quando? Usi il computer? Cioè, sì, scrivo sulla carta igienica. No, vabbè. No, sì, uso il computer, chiaramente. Per esempio, per l'ombrello è stato abbastanza diverso. Per il primo libro andavo, che è stato più uno... Se appunto era il primo libro, non avevo esigenze editoriali, non avevo un editore, nessuno. Però sai che se lo vuoi finire ti ci devi mettere. Quindi per esempio mettevo le pause pranzo al lavoro. Prima era solo i fine settimana. Fine settimana uscivo da casa, andavo a uno Starbucks qualsiasi, un caffè qualsiasi, solo per forzarmi a dire adesso sto qua e lo devo fare. Poi non era abbastanza, quindi ho iniziato a metterci le pause pranzo al lavoro. E il secondo libro invece è stato più uno sprint, mi sono dato... Una scadenza di dovevo scrivere 1000 parole al giorno e ho iniziato maggio-giugno e a settembre ho finito il libro e là non c'era proprio un orario, facevo dopo il lavoro, magari andavo dalle 7 a mezzanotte, scrivo tutti, però non c'era giorno, non cascasse il giorno che se facevo 800 parole il giorno dopo ne facevo 1200, cioè ho cercato di mantenere la media che mi sembrava un goal alto ma fattibile, che secondo me è una cosa che uno bisogna sempre mettersi, obiettivi difficili ma fattibili, se no è impossibile. Bene. Basta, taccio, io intanto prendo gli... Voi avete delle... prendo gli ordini. Sì, due hamburger. Qualcuno ha... Se... Io sono arrivato un po' dopo, magari l'ho già detto, quando è che uno poteva dire il tuo scrittore seriale? Già, quando avevi già questa idea di Ah... No, cioè il primo libro non l'ho scritto necessariamente pensando a una serie, l'idea è venuta un po' dopo, verso la fine, dicendo, mi sono reso conto che, perché no, cioè poteva prestarsi bene, quindi, anche perché il primo libro è particolare, in realtà se uno lo va a vedere è quasi due libri in uno, perché un capitolo si alterna, un capitolo è già, quindi Nishida in realtà ha mezzo libro di protagonismo, e quindi c'era ancora tanto da sviluppare e da dire, e ho detto sì, perché no. Qualcuno ha qualche altra domanda? A me veniva una domanda, spero che non sia troppo lunga la risposta. No, perché... Nel senso che prima dicevi giustamente che uno deve scrivere di cose che conosce, no? Mm. Quanto pensi dopo 10 anni di conoscere bene
anche solo Tokyo, perché sì, raccontare continuamente anche dei prossimi libri? È una bella domanda, perché uno può dire che la, cioè, non si finisce mai di imparare, quindi in realtà quello che uno fa è come scalfire la famosa la punta dell'iceberg, scalfisci solo un po' la superficie, vai sotto, ma ce n'è talmente tanto che è difficile. Sicuramente lo conosco meglio di uno che non c'è mai stato, di uno che c'è andato in vacanza o di uno che ci ha vissuto uno, due, tre, quattro, eccetera. Poi, però, sicuramente ci sono tante cose che non conosco. Cioè, uno mi dice, ah, hai sentito il concetto di, che magari queste cose, un po' New Age che arrivano, di una parola che io nemmeno magari neanche ho mai sentito. Dico, ho Giappone da 10 anni, questa cosa non l'ho mai sentita. Ce ne sono tante. Per quello... appunto dico, parlo di quello che conosco, nel senso cerco, e comunque quando scrivo mi cerco sempre di documentarmi, vado a guardare, chiedo conferme magari a amici giapponesi, a volte chiedo proprio a amici giapponesi, ma pensi che un giapponese la direbbe questa cosa, farebbe questa cosa, quindi un po' chiedo conferme, comunque è difficile. Si può dire che come scrittore italiano che però vive in Giappone sei un po' avvantaggiato degli scrittori italiani di cui ormai si è scritto tutto, ma tu hai ancora tante cose da scoprire che puoi mettere poi su pagina. Non lo so, ma scusa, non ho capito forse, no, intendi gli scrittori cioè, italiani? Anche lui l'ha capito, no, 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 no. È la mascherina. La mascherina, no? Tu, la mia domanda era anche riferita al fatto che tu, avendo così tante cose ancora da scoprire, avrai ancora un sacco di argomenti. Sì, lo spero, non lo so. Mentre invece, stando un po' dietro a quello che diceva Giovanni prima, il giallo italiano penso che ormai gli argomenti li abbia, almeno quelli italiani, li abbia utilizzato. Ma quindi puoi aiutarci a scoprire cose diverse. Speriamo, no? La cosa che sicuramente è diversa è che il contorno è diverso, nel senso l'ambiente in cui si muove Nishida, la società, tutte quelle cose là, chiaramente sono completamente diverse, quindi su quello c'è tanto, appunto da fenomeni sociali che possono essere gli evaporati, la papacazzo, queste cose così, c'è sempre qualcosa da magari da raccontare che per un italiano può essere interessante. Poi viene raccontata appunto in maniera anche equilibrata e giusta, non è un saggio di tutte le caratteristiche dei giapponesi, no, tu le racconti proprio nell'insieme della storia, quindi diventano molto più fruibili per noi, molto più interessanti, anche perché le noti di più. Infatti di questo ti ringraziamo tutti. Allora, se avete delle domande, se non avete delle domande, volete farvi firmare invece il romanzo da Tommaso Scotti, voi che siete qui, e lasciare Tommaso firmare le altre copie che Mariano sta prendendo ordini a manetta, mi sembra veramente lavora in una... in quei bar americani dove passa zucchero, caffè, ormai si è ridotta così. Ringraziamo Tommaso per essere stato con noi per la seconda volta, l'altra volta dal Giappone. Grazie a voi, dall'Italia. Grazie a voi. Io vi ricordo il romanzo per le persone che ci seguono a casa, Le due morti del signor Miara, edito da Longanesi. Ah, che sei tu. Edito da Longanesi, lo potete ordinare su www.ladradilibri.com e come dico sempre, leggete, 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 perché leggere, leggere... Ma questa è mia! Vabbè, insomma, non era finita, nel senso che la spedizione ancora per 20 minuti è offerta dal Covo se richiedete la dedica. 20 minuti nel senso del tempo che poi dopo lui se ne andrà. E se ve lo fate spedire in Giappone è gratis la spedizione, se ve lo fate spedire in Giappone, se lo fate spedire in Giappone lo do, ma ve lo porta lui, nel senso, bene, basta, ho detto, e quindi leggete, 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 perché leggere rende liberi, non la sai dire come la dico io, basta, ciao, buona serata, ciao a tutti, ciao. Grazie.